The more you play, the more I wonder. Fante delle squame. Ah, abbiamo due maledizioni, ma come sono felice! Risucchio del mana. I tempi di recupero delle armi e degli artefatti sono raddoppiati? Mi prendi in giro? L'ultimo uomo rimasto. Allora, in ogni combattimento, l'ultimo nemico rimasto vivo non può essere stordito o interrotto? Questo è molto importante da ricordarsi. Soprattutto dato che abbiamo il fante delle squame. Cioè, pensate di lasciare il boss per ultimo e non possiamo stordirlo. The scales are represented by these lizard men. Quiet, patient, lethally subtle and coldly intelligent. Of all the creatures I have incarnated as suits, these please me the most. Sì, però non mi ha detto la descrizione di quello che fanno, perché io non mi ricordo il loro potere strano. Allora, ho troppe scarte, quindi io direi che ci togliamo. Quanti scudi devo avere, scusate? Via, via. Ok, sì, va bene così. Carta evento. Allora, io continuo ad avere dei problemi. Sì, il mio telefono fa ding. Ora lo metto silenzioso. Un sacco di roba abbiamo. Io continuo ad avere dei problemi di tempo, quindi neanche oggi posso permettermi di mettere le cose in inglese. Porca miseria, rimaniamo indietro su ben 3 DLC. Ah, mi sento un idiota. Devo togliere 3 carte. Allora, tu ti devo tenere perché mi dai un sacco di soldi. Campo di papaveri. Buenas noches, imboscata, buenas noches, buenas noches, buenas noches, e indovina un po'? Buenas noches. Canyon mi serve, no, togliamo il fiume e ci mettiamo la gola dell'uomo morto perché ci dà un sacco di premi dopo. Ok. La popolana basta darle poche cibo che comunque dovrebbe farti, cioè ti dice quali carte ci sono ovunque. Lui ha bisogno di $50. Carnevale del diavolo, dobbiamo fare il token. E qua c'è troppa roba. Siete pronti? Iniziamo la partita. Quanto dura questo silenzio pre-partita? Io spero che questa serie vi stia piacendo, perché io adoro sto gioco e per puro masochismo, perché questo gioco fa male. You have taken one of my symbols, but now we begin to play in earnest. My scepter is at stake, and I do not intend to lose it. Ok, adesso appena incontreremo le squame, ovvero le lucertole, ci dirà che cosa fanno. Ho visto tanti boss. Scales. I have saved the lizard men for now, but the stakes have been raised. There is no weapon I will not use against you. Lo so che non c'è un'arma che non userai contro di me. Lo so che mi vuoi bene. Per tradizione, Mr. Lionel, ti do il pane. Oh, grazie. Sa cosa mi serve? Una carta equipaggiamento. Non mi ha fregato come l'altra volta che mi ha colpito in testa col bastone. Poi ho letto cosa mi ha fatto mettendo pausa in fase montaggio. Cioè, ho tirato fuori il bastone e mi ha tirato una botta in testa e mi sono risvegliato da qualche parte la volta scorsa. Maledetto Mr. Lionel. Sì! Cut them where it counts, then finish them. Premi il tasto LB per infliggere una maledizione che indebolisce i nemici vicino a te. Colpisci un nemico maledetto per infliggere danni bonus, consumando anche la maledizione. È straepico. E poi l'estetica è bellissima. Really? Is that what you're going to do? Sì. Sì. Allora, andiamo qua. Ok. Questa mi dà una carta arma. Però io ce l'ho già l'arma, quindi spero mi dia uno scudo. Choose from these options. Ok, con molta cautela ti cali sul fondo e aspettate.
Mi si stavano togliendo le cuffie. Ok, ci siamo. Pesca una carta arma. Dammi un elmo bello. No, no, è l'unica cosa che non mi serviva. Questa mazza infligge tanti più danni, tanto più è bassa la salute di chi la utilizza. No! Misure disperate. No, non me ne equipaggio. Però ricordiamocelo, perché magari ci ritroviamo davanti al boss, che abbiamo poca vita. Allora, no. Mi spreco il mio cibo, perché voglio vedere questa, che sarà la Maiden. No, resti di un eroe. So often this is how the story ends, is it not? The hero tries, the hero dies. Their memory is celebrated, but they are lost. Bellissimo, the hero tries, the hero dies. E allora, resti di un eroe. Token? Ma non l'ha ancora tirato fuori il token, quindi... Sulla strada incroci un funerale. Dalle dimensioni della processione è evidente che il deceduto era una figura molto amata. Viene avvicinato dal chierico. Sì, adesso la voce del chierico è quello lì con la barba, vero? Allora facciamo tipo... Questo grande eroe è caduto per difendere la nostra amata di città. Wondermere. Wondermere. Vabbè, sarà Wondermere. Però per me è Wondermere. La sua spada e il suo scudo sono potenti manufatti, ma devono essere riportati alla sua città natale per i riti di sepoltura necessari. Parla un po' come la popolana. Farai questo, viandante? Prendi gli averi dell'eroe? Trova una scusa. È certo che faccio quello che vuoi. Grazie, è un gesto molto importante per la sua famiglia. La città insorgerebbe e se questi manufatti non venissero riconsegnati... La città natale dell'eroe non è lontana. Cerca il chierico della città quando arrivi. Such an elegant use of rage and anger. You wouldn't expect it of the barbarian hordes. È bellissima. Lama vichinga, danno 30. Premi il tasto LB per entrare in ira. Se, comunque è un'arma in prestito, però spero ce la facciano usare. E lo scudo bellissimo, cos'è? Dolore. Un colpo con lo scudo danneggia gli avversari. Il danno cresce con l'aumentare dei colpi della combo. Ma questo è tipo il mio scudo. E non voglio però consegnarlo, sto scudo mi serve. E fai in fretta! Non è saggio far adirare gli spiriti dei morti ritardando i rituali necessari. Ok. Aia! Ha! Let us see how you progress with that millstone around your neck. Of course, you can remove your curses at shops if you can find them. Still, I'm keen to see how you handle your disadvantages. Dopo 5 passi il giocatore perde il 50% della salute massima. Dopo 5 passi il giocatore perde il 50% massima. Ritorno di un eroe. Ah, adesso mi fai fare passi extra, eh? Oh. Work your way through the woods and see what lies beyond. Let us take a token on their foolishness. Raggiungi Wondermere, città natale dell'avventuriero caduto. Il chierico della città ti incontra ai cancelli. Sembra che abbia vigilato per il tuo arrivo. Riconsegna la spada dell'eroe caduto. Tieni l'equipaggiamento dell'eroe caduto. Cosa c'è, per forza? Grazie! Questa spada verrà bandita ancora una volta nel nome della giustizia. Brandita, non bandita. Infatti dicevo, ok. Hai anche il suo scudo? Riconsegna lo scudo. Hai davvero fatto un lavoro magnifico riconsegnando questo scudo. Oh. Grazie, grazie.
Benedetti noi che protetti possiamo respingere coloro che si muovono contro di noi. Grazie, due carte benedizione e il gettore di il token is mine. Moralista. Very nice indeed. Ah, capite, non so se avete visto in basso a sinistra, mi ha tolto la maledizione che mi faceva perdere il 50%. Perché sono stato buono e ho riconsegnato tutte le armi. Sono bravo. Però almeno abbiamo imparato due nuove armi, questo è figo. Allora, attacco moralista. Ogni attacco del giocatore infligge due danni in più per ogni benedizione in suo possesso, quindi ben quattro danni in più, perché abbiamo ben due maledizioni. Quanta roba! Allora, all'inizio di ogni combattimento, un avversario a casa verrà illuminato. Se quella creatura sarà la prima a morire, lascerà cadere 5 monete d'oro che il giocatore potrà raccogliere. Questa mi piace. Here. Take it. Ah, non ho letto, c'era in realtà un'altra frase. Cavolo. Va bene. È stato interessante. No, aspettate un attimo. Roaming ever forward, hunting for the truth. Qua c'è ancora un token. Perché non mi ha dato il token qua? Devo rincontrarli in una prossima partita per dire ehi, ho fatto la cosa giusta? O forse... Ah! Perché non ha mai tirato fuori il token. Cioè, non è che ho fatto qualcosa di sbagliato. Proprio non ha mai tirato fuori il token quando c'era quella carta lì del processo. Sì, il processo, vabbè. Processione. Comunque, ci vediamo al prossimo video. Questo è stato breve, come al solito, perché l'inizio di una partita... Cioè, breve la parte giocata, però molto più lunga del solito. Di solito prendiamo un'arma e ce ne andiamo. Invece qua c'è stato tutto questo intrigo internazionale. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Saluto stupido a caso.